cos'è la sarcopenia, che cosa determina nei pazienti che ne sono colpiti e l'attività riabilitativa, l'attività fisica può aiutare a migliorare la qualità di vita dei pazienti con sarcopenia. L'abbiamo chiesto al professor Minetto, che abbiamo incontrato qui a Torino nel corso di Reuma Sport, un evento interamente incentrato su reumatologia, cioè malattie reumatiche, e attività sportiva. Professor Minetto, innanzitutto che cos'è la sarcopenia? Ci dà una definizione? Sarcopenia è una sindrome clinica in cui si realizza un decremento di forza e di massa muscolare che impatta significativamente sullo stato di salute. Ecco, lei ha distinto appunto le forme primitive in cui c'è sarcopenia da quelle secondarie. Incominciamo da quelle primitive, quindi in cui è, diciamo così, il primo movens di tutta la faccenda. Quali sono? La forma primitiva di sarcopenia è sostanzialmente quella dell'anziano, che ricorda, è l'altra faccia della medaglia della fragilità muscoloscheletrica, ricorda l'osteoporosi primitiva, l'osteoporosi senile dell'anziano. La sarcopenia primitiva si riferisce a quel decremento critico di massa e forza che interviene con l'invecchiamento. Qualcosa di fisiologico oppure può essere patologico, cioè quando questo decremento è oltre una certa soglia? Esattamente, il decremento è in certa misura fisiologico e di accompagnamento al processo di invecchiamento. Quando diventa patologico, quella è la sindrome clinica che impatta sullo stato di salute, sul rischio di comorbidità e sul peggioramento della qualità della vita. Ecco, poi invece ha parlato delle forme secondarie, quindi quando la sarcopenia è conseguenza di qualche cosa. Quelle più importanti quali sono? Sarcopenia è una sindrome clinica di interesse in effetti non solo in ambito geriatrico e gerontologico, quindi non solo da parte di chi si occupa di patologie dell'anziano, ma anche da parte di chi si occupa di altra patologia, il reumatologo, l'endocrinologo, ovviamente il fisiatra, perché le forme secondarie sono quelle che conseguono a allettamento prolungato, e quella di fatto è un'atrofia muscolare da disuso, quelle che conseguono l'utilizzo di certi farmaci, ad esempio ovviamente i farmaci cortisonici, che servono, sono strumenti importantissimi, ma con una collateralità muscoloscheletrica, e poi ovviamente quelle situazioni di malnutrizione che impattano sulla struttura e quindi sulla funzione del muscolo, e per chiudere ovviamente le situazioni oncologiche che sono quelle in cui si realizza una cachessia talora generalizzata con una collateralità anche muscoloscheletrica importante. Ecco, lei oggi ha parlato del ruolo dell'esercizio fisico in questi pazienti. Ecco, se ce lo racconta e se ci spiega anche quando è applicabile, cioè in quali situazioni si può essere utile l'esercizio fisico e in quali invece non, diciamo, non avrebbe tanto senso. Oggi abbiamo portato l'esempio di uno studio condotto a livello internazionale pubblicato un anno fa, in cui si dimostra come 10 settimane di esercizio semplicemente eseguibile a domicilio da parte di anziani sarcopenici con sessioni da 45 minuti 3 volte alla settimana possano essere molto efficaci nel ridurre l'alterazione di performance muscolare e la riduzione della massa che può conseguire l'invecchiamento. Bastano esercizi per il ripristino della forza, gli esercizi che chiamiamo controresistenza, per ottenere multa paucis, molto con poco. Si può dire che non è mai troppo tardi per contrastare la sarcopenia? Assolutamente. Come per tutte le patologie è importante partire molto per tempo, cioè ovviamente nell'età giovanile, con un'abbondante pratica di esercizio fisico e comportamenti corretti, astinenza dal fumo, alcol, eccetera. Dopodiché non è mai troppo tardi, il muscolo, così come i tendini, così come le ossa, risponde positivamente alle sollecitazioni e ai sovraccarichi dell'esercizio. Nella gestione dei pazienti con diabete di tipo 2 abbiamo a disposizione diversi farmaci, tra cui anche i GLP-1, gli agonisti del GLP-1, e tra questi l'ultimo arrivato è la semaglutide. Abbiamo cercato di capire meglio l'importanza di questa classe di farmaci e anche dell'ultimo arrivato con il professor Mannucci, che abbiamo incontrato a Roma durante un evento dedicato al diabete e alla sua gestione. Professore, qual è il posto in terapia per quanto riguarda gli agonisti del GLP-1?
L'ultima edizione delle nostre linee guida, quelle italiane, prevede che questi farmaci possono essere utilizzati o in duplice terapia in associazione a metformina nei pazienti non sufficientemente controllati con la sola metformina, oppure anche in terapia triplice, quindi in associazione a due farmaci, o eventualmente anche in combinazione con l'insulina. In queste varie combinazioni si presentano naturalmente assieme ad altre possibili opzioni terapeutiche, dagli inibitori SGLT2 agli inibitori DPP4 al pioglitazone, rispetto alle quali però gli agonisti del recettore del GLP1 vengono considerati preferibili, quindi farmaci di prima scelta, qualora ci siano pregressi eventi cardiovascolari oppure quando si voglia, si abbia la volontà di determinare un calo ponderale. Aggiungo anche un terzo aspetto, non esplicitamente segnalato dalle linee guida, ma che fa parte della pratica clinica, che è la grande efficacia. Quindi laddove l'emoglobina glicata è più lontana dal target che si vuole raggiungere, anche in casi in cui in passato si sarebbe utilizzato senza dubbio l'insulina, l'agonista del GLP-1 può dare delle grandi soddisfazioni terapeutiche. Professore, c'è l'ultimo arrivato tra gli agonisti del GLP-1, appunto per i pazienti italiani, che è la semaglutide. Cos'è questa molecola? È un GLP-1 agonista omologo al GLP-1 umano, dotato di una lunga durata d'azione, quindi di un lento assorbimento che ne permette l'uso come monosomministrazione settimanale, e caratterizzato dal fatto di avere una dimensione molecolare piuttosto piccola e lipofila, che gli consente di passare abbastanza facilmente attraverso la barriera ematoencefalica. Proprio per questi motivi semaglutide si è dimostrato essere più efficace per la perdita di peso rispetto agli altri farmaci della stessa classe, quindi questa è la singola molecola che determina la massima perdita di peso della classe, e altro aspetto importante è anche la singola molecola con la maggiore efficacia ipoglicemizzante. In effetti, quando la si è confrontata con altri farmaci usati per il diabete, farmaci orali, altri GLP-1 agonisti, insulina basale, in tutti gli studi clinici diretti di confronto semaglutide si è dimostrata superiore per la riduzione dell'emoglobina glicata. Probabilmente la sua particolare cinetica di distribuzione è uno dei motivi, se non il motivo, che spiega questi risultati particolarmente favorevoli dei trial clinici. Professore, oggi si parla anche della possibilità di anticipare questo farmaco. Perché? Beh, non è una possibilità di cui si parli da oggi, e se torniamo alle linee guida da cui siamo partiti qualche minuto fa, scrivono piuttosto chiaramente che i GLP-1 agonisti sono comunque farmaci di scelta, tra i farmaci di scelta quando il paziente fallisce alla monoterapia con metformina, quindi in fasi precoci della storia naturale del diabete di tipo 2. È vero che per un certo numero di anni si sono utilizzati spesso i GLP-1 agonisti, essendo iniettivi, un po' come possibili alternative all'insulina, come ultima spiaggia nei pazienti che non andavano più bene con i soli farmaci orali. È un uso sbagliato questo, o meglio sbagliato, limitativo dei GLP-1 agonisti, perché è vero che possono rappresentare una valida alternativa all'insulina in pazienti che già falliscono a 2-3 farmaci, ma diventano ancora più convenienti per il paziente se usati più precocemente per vari motivi. Un motivo è sicuramente la capacità di preservare la funzione e la massa beta cellulare nel tempo, dimostrata chiaramente in studi sperimentali ma anche in studi clinici, che fa sì che quanto più si anticipa l'esordio, diciamo, della terapia, l'introduzione in terapia, tanto migliori poi sono gli esiti a lungo termine. Il secondo motivo è la protezione cardiovascolare che questi farmaci hanno dimostrato, e non c'è motivo di tenere sotto di non fornire al paziente una protezione cardiovascolare possibile per molti anni per aspettare a dargli il farmaco più tardi. Le formulazioni settimanali sono comunque molto ben tollerate dal paziente, molto facili da somministrare, non dovremmo avere paura a darle anche in fasi precoci. Siamo a Napoli, dove è in corso il convegno Post Orlando 2019, che vede riuniti i massimi ematologi italiani per fare il punto sugli studi più importanti e le novità più interessanti presentate quest'anno all'ASCE, il congresso americano di ematologia. Facciamo il punto sulle novità più interessanti presentate per quanto riguarda il trattamento della mielofibrosi primitiva con il professor Francesco Passamonti. Allora, professore, ci ricordi innanzitutto qual è attualmente il trattamento standard per i pazienti affetti da mielofibrosi? Il trattamento standard di un paziente con mielofibrosi oggi è basato sull'impiego di ruxolitini, che è approvato per i pazienti a rischio intermedio 1, intermedio 2 e alto. Una parte di questi pazienti poi ricevono anche la procedura trapiantologica, che non è certo un trattamento standard. Quali sono i limiti di questa terapia?
La terapia è globalmente efficace, ma c'è una porzione di pazienti che non risponde o che perde la risposta durante il tempo, quindi acquisisce una milza più grande, l'emoglobina cala, possono ricomparire sintomi sistemici. Al congresso di Orlando sono stati presentati degli studi su nuovi inibitori di JAK, che è la classe a cui appartiene appunto ruxolitinib, che permettono in qualche modo di superare questi limiti? Sì, sono stati riportati dati differenti su uno studio Jakarta che è stato pubblicato qualche anno fa con un farmaco che si chiama fedratinib, che è stato approvato dagli Stati Uniti l'estate scorsa, che quindi penso che avremo in Italia anche quest'anno. E noi abbiamo studiato in questo studio un'analisi sui pazienti che hanno una contrapiastenica tra le 50 e le 100.000. Abbiamo visto che l'efficacia del farmaco nei pazienti che hanno una contrapiastenica tra 50 e 100.000 è sovrapponibile a quella dei pazienti che hanno più di 100.000 piastine, sia nei pazienti che sono JAK naive che nei pazienti che hanno già ricevuto un trattamento come ruxolitinib in prima linea e quindi affrontano il nuovo farmaco come seconda linea del trattamento. Una seconda molecola che è stata presentata è pacritinib, è stato presentato lo studio 203 che dimostra una certa efficacia, non molto ampia però, nei pazienti con mielofibrosi, ma soprattutto un'efficacia nei pazienti che hanno le piastine meno di 50.000 millimetro cubo, che oggi è una net need nell'ambito della mielofibrosi. Il farmaco è efficace nel 10-15% di questi pazienti e è poco tossico sulle piastine, quindi va a coprire probabilmente quella finestra di paziente piastinopenico sul quale oggi non abbiamo alcuna terapia.